Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis e finalmente posso pubblicare la mia prima guida per un evento ufficiale, ovvero il primo evento ufficiale che abbiamo a disposizione sul nuovo gioco mobile di Final Fantasy. Che cosa dobbiamo dire? Innanzitutto dobbiamo dire che questo è un evento molto particolare perché è stato proposto un nuovo costume per Zack, una nuova arma per Zack, un nuovo banner che però analizzeremo, cioè tutto l'evento in sé verrà analizzato in un video a parte, magari per chi non sapesse effettivamente che cosa c'è all'interno di questo nuovo evento. Oggi parliamo invece soltanto di una guida che voglio farvi per riuscire a completare lo stage numero 14, che in teoria sarebbe il Watermelon Tomberry 7. Perché è importante completare questo stage? Semplicemente perché spendendo 200 stamina, se non mi ricordo male, all'interno di questo combattimento riceverete una copia dell'arma in più nuova di Zack. In questo caso la nuova arma di Zack è appunto l'ombrellone e la skin, come potete vedere, è il costume. Quindi piccolo spoiler di quello che sarà il video. Per fare, per completare diciamo questa missione al meglio, ovviamente potenziate il vostro team, potenziate la vostra squadra. Io in questo momento sono ben sopra il livello richiesto, ovviamente, dato che ho potenziato il mio main team fondamentalmente e sto continuando a potenziarlo in maniera abbastanza pesante, proprio perché voglio comunque un team solido che mi permetta di fare i contenuti in generale e ovviamente potenziare un personaggio nello specifico che sarà il mio carry all'interno delle coop. Questa strategia che vi sto facendo vedere è possibile anche da sfruttare nelle coop, quindi qualora voi abbiate necessità di farmare le coop anche ad un livello superiore, vi posso assicurare che riuscireste in un modo o nell'altro a completare questo stage senza troppa difficoltà. La build che ovviamente vi vado a consigliare oggi, dove personalmente mi sono trovato molto molto bene, è utilizzare praticamente Zack come Breaker, Cloud come DPS fondamentalmente ed Eris come supporto totale, ovvero supporto perché mi permette di curare, mi permette di proteggere anche i miei compagni di squadra e quindi di conseguenza mi permette comunque di sopravvivere agli attacchi del Tomberry. Se volete giocare in coop, la cosa che ovviamente vi consiglio di fare è di utilizzare questo setup che vedete su Eris, ovvero utilizzare una magia che sia Ruin o Ruin Blow in questo caso, quindi o la versione magica o la versione fisica in base all'avversario che avete di fronte, Barrier che vi servirà per subire il danno fisico che il nostro Tomberry farà nei nostri confronti e poi successivamente Cura o Curaga in base ovviamente a quanto avete livellato le vostre materie per la fase di break dove si riuscirà a breccare il Tomberry, in cui si dovranno ripristinare le forze per poi rushare verso la parte finale. I sigilli da utilizzare sono quello circolare e quello AX, quindi mi raccomando cercate di utilizzare Ruin o comunque Ruin Blow con i rispettivi sigilli, perché saranno le vostre mosse, saranno le vostre skill che vi permetteranno di breccare il vostro avversario e poi cercare di gestire il tutto secondo ovviamente la vostra competenza. In questo caso direi di startare e in questo caso io comunque utilizzerò Eris come personaggio principale perché il mio ruolo in questo caso sarà quello di curare e proteggere i miei compagni di squadra. Quindi switchiamo subito su Eris, possiamo anche lasciare auto in modo tale che i nostri personaggi possano fare tutto da solo. Le prime wave sono molto easy da completare, quindi non c'è molto di cui discutere praticamente per quanto riguarda queste prime wave. Mentre invece ovviamente la wave del Tomberry è sicuramente quella più pericolosa essendo il boss. È possibile, ripeto, applicare questa strategia anche a tutte le altre missioni, però ovviamente bisognerà livellare un po', soprattutto livellare gli HP. Bisognerà avere un buon numero di HP.
Infatti consiglio personalmente di utilizzare comunque personaggi con molti HP, come può essere Barret, come può essere Cloud, come può essere anche Red, che è un sinergico di questo evento, quindi potrebbe effettivamente aiutarvi con il numero di HP. Arrivare almeno a un 2500-2700 HP sarebbe l'ideale. In questo caso il Tomberry noi iniziamo a spammare ovviamente Barrier, perché riusciremo a targettare bene o male tutti, mentre invece i nostri alleati riusciranno in un modo o nell'altro a colpire il nostro avversario. In questo caso il Tomberry ci ha paralizzato, quindi facciamo attenzione quando veniamo colpiti, perché come potete notare il danno è estremamente elevato. Appena è possibile curiamo subito, cerchiamo di curare il prima possibile, ripristiniamo le barriere ai nostri alleati, cerchiamo di curarci il prima possibile, e qui adesso invece bisogna spammare assolutamente Ruin. Quindi qua dobbiamo breccare senza neanche curare i nostri alleati, perché comunque sopravviveranno, almeno in teoria. Ecco, in base ovviamente a chi viene attaccato riusciremo a farlo sopravvivere. Se ovviamente non riuscite in un modo o nell'altro, fate una cura giusto per curarvi e permettervi in un modo o nell'altro di sopravvivere a un prossimo attacco, e dopodiché continuate a spammare Ruin. Spammate Ruin, siamo quasi riusciti a breccarlo, quindi siamo messi abbastanza bene. Ok, nel momento in cui viene breccato diamo una bella curata a tutti e dopodiché iniziamo a rushare, e una volta abbassata la difesa fisica invece facciamo subito le limit, in questo caso per togliere appunto il quantitativo di HP più grosso. E dopodiché, ragazzi, è diciamo passata la fase più difficile. Questa è, direi, probabilmente la fase più difficile del combattimento. Ok, ora proteggiamo Zac. Zac è full vita, quindi non c'è problema. Brecchiamo, perché in questo caso possiamo breccare. Nel momento in cui viene breccato, praticamente il nostro avversario è letteralmente sciolto. È letteralmente sciolto. Questa strategia, vi ricordo, può essere utilizzata anche nelle coop. Cercate però ovviamente di utilizzare un personaggio. Ora vabbè, il grado di completamento B, perché giustamente siamo stati un po' lenti, perché si potrebbe essere un po' più, potremmo in un qualche modo aumentare la velocità del nostro clear, ma l'importante è portare a casa il risultato, almeno per ora. E di conseguenza la cosa importante è che comunque questo setup, ovvero questo che ho su Eris più in particolare, può essere utilizzato anche nelle coop. Quindi se in un modo o nell'altro volete partecipare a delle coop, fatelo con questo setup. Però se partecipate alle coop soprattutto di livello X, quindi quelle più ostiche, a partire da un livello di combattimento 60 o più, dovreste avere bene o male 2500-2700 HP, se riuscite appunto ad avere tutti questi HP, perché purtroppo il nostro avversario, pompandosi l'attacco fisico, perché appunto il nostro Tomberry, il nostro carissimo amico Tomberry, aumenterà il suo attacco fisico, quindi di conseguenza nel momento in cui verrete attaccati anche con barriera attiva potrebbe effettivamente togliervi dai 2500-2700 anche di più. Quindi fate veramente molta molta attenzione a quello che combinate. Se in un modo o nell'altro riuscite, no, ops, ho sbagliato, ho fatto retry. Ok, piccola cosa che comunque volevo aggiungere, dato che comunque sicuramente qualcuno me lo chiederà: purtroppo ancora i miei personaggi, come potete notare, sono di livello molto più basso. Però per chi magari si trova più avanti e ha la possibilità di poterlo sfruttare, cercare di sfruttare il bonus di Barret o di Red potrebbe essere interessante. Qual è il bonus di Barret in questo caso? Il bonus di Barret in questo caso è questo, che però si sblocca a livello 70. Un secondo che vi faccio vedere che cosa intendo. Ecco qua l'arma di Barret, che per chi ovviamente gioca Barret, vuole giocare Barret, che qui in questo evento è veramente molto indicato, a livello 70, grazie all'arma dell'evento, sblocca il Sigil Boost.
Che cos'è il Sigil Boost? Il Sigil Boost non è altro che la possibilità di effettuare più danno tramite break del sigillo se utilizziamo una skill col sigillo corrispondente. E dato che comunque a noi interessa utilizzare un sigillo di questa maniera, se nel terzo slot materia, perché come potete notare abbiamo gli slot materia che vanno a coincidere, se in questo slot andiamo a mettere una ruin, in questo caso con sigillo circolare, praticamente breakeremo 3, se non mi ricordo male dovrebbe essere 3, sì, dovrebbe essere 3, praticamente 3 slot anziché uno solo. Quindi diventa molto interessante. Poi se ci aggiungete anche il bonus della sinergia dell'attaccante, che vi permette comunque di breccare 2 sigilli in più, praticamente ogni attacco breccherete 5 sigilli, il che diventerà potrebbe anzi diventare molto 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 interessante. Quindi se utilizzate Barret avete anche questo boost che comunque con altri personaggi non avete. Altro personaggio che potete sfruttare in questo caso con il boost, se non ricordo male, è Red. Però Red ovviamente dovremmo in un qualche modo pullare la sua arma nuova, perché abbiamo anche praticamente le altre armi che hanno il sigillo triangolare. Questo invece debuff extension non mi interessa, esatto, abbiamo il sigillo triangolare, altrimenti bisognerebbe in questo caso, per chi vuole utilizzare Red, ottenere l'arma nuova. Quindi andate a vedere praticamente l'arma nuova, che in questo caso vi faccio vedere anche il banner, l'arma nuova che ci permette di ottenere, dov'è? Qua? Ecco qua, X Sigil Boost, che sarebbe praticamente l'altro sigillo che dovremo sfruttare all'interno di questa battaglia. Quindi come potete vedere, una volta che noi attaccheremo il sigillo e avremo una materia sinergica con lo stesso sigillo, faremo 2 break in più, quindi in totale 3 break ad ogni attacco più 2 della risonanza offensiva, quindi 5 break ogni volta, il che è veramente veramente interessante. Questo è il banner, nel frattempo che ci sono ormai vi faccio vedere anche il banner, dove è uscita praticamente una nuova arma per Tifa, che diventa praticamente una healer, e Red che diventa come sempre un tuttofare. Infatti la nuova arma di Red praticamente ci consente di ottenere praticamente un danno fisico non elementale, infliggere tra l'altro anche un imperil di tipo tuono. Questa potrebbe essere un'ottima sinergia con Cloud, quindi per chi magari fosse interessato ad avere una combo con Cloud, Red qui diventa molto molto interessante, e inoltre viene applicato Regen a se stesso, quindi praticamente Red è come sempre dall'inizio del gioco un top support che adesso diventa anche per l'appunto un compagno perfetto per il vostro Cloud, a differenza invece di Tifa, che ottiene un'arma che consente praticamente di curare, tra l'altro una cura che si estende a tutti quanti gli alleati, basandosi sul 38% della healing potencies. Quindi bisogna comunque darci sotto, aumentare il più possibile il boost heal buildando praticamente Tifa come una healer. Tra l'altro potrebbe essere buildata in questo caso come healer debuffer, che sarebbe un'ottima combinazione. In realtà avere praticamente 2 personaggi in uno permetterebbe a Tifa di diventare veramente veramente figa, quindi questo banner non è comunque da sottovalutare. Io al momento non ho bisogno, perché ho un team up che riesce praticamente a fare tutto bene o male, ho Cloud che mi debuffa e fa danni, Zac che è il mio sub DPS, e poi Eris è la mia curatrice, quindi diciamo che per il momento non ho bisogno di investire su questo banner. Però per chi magari ha intenzione di farlo, potrei anche consigliare di pullare. Vi ricordo che in questo gioco pullare è sempre una cosa positiva, perché ovviamente abbiamo le wishlist che ci aiutano ad ottenere le copie delle nostre armi, e in generale ovviamente più armi abbiamo meglio è per poter buildare i nostri personaggi nel miglior modo possibile. Detto ciò, io non ho più niente da dire per quanto riguarda questo evento. Altra cosa che ormai praticamente vi posso dire, visto che ormai vi ho parlato praticamente di tutto, è che all'interno dell'evento avremo la possibilità
di ottenere praticamente una nuova arma per Zack e un nuovo costume. Quindi andiamo a prendere il nostro Zack, che in questo caso riceverà il costume Tropical Beach, che aumenta il boost di HP e il boost di difesa magica, che potrebbe essere interessante, soprattutto per quanto riguarda il boost HP, come potete vedere. E poi abbiamo anche la possibilità di ottenere la Beach Parasol, che praticamente con tutte le copie che potrete ottenere dagli eventi potete maxarla praticamente al massimo del suo livello. I suoi boost sono HP e difesa magica, che potrebbero essere comodi come sub weapon anche per Cloud, in realtà, qualora lo vogliate utilizzare nelle coop. E poi qui abbiamo i boost praticamente delle materie con attacco magico fisico e attacco magico, perché comunque Zack, vi ricordo, essere buono sia come attaccante fisico che come attaccante magico, proprio per questa sua dualità praticamente evidente. L'abilità è direi anche abbastanza debole, perché comunque è un 460% magico non elementale, però breccato, cioè praticamente portato al limit break 4. È normale che stiamo parlando di un'arma free to play, quindi molto facile da maxare, e quindi di conseguenza viene bilanciata in base anche alle armi premium che ci sono nei banner, che sono decisamente più difficili. Come potete notare, ovviamente come stats siamo abbastanza discreti: 170 di attacco fisico, 182 attacco magico, e ancora possiamo andare avanti. A livello 90 arriviamo a un 150-160, che non è così brutto, mentre invece la qualità massima che potremo arrivare, che potremo far arrivare quest'arma grazie a questo evento, fa un bel salto di qualità all'arma, e anche l'attacco diventa molto interessante. 540%, già iniziamo a poterla considerare anche una buona sub weapon, o comunque in generale anche un'ottima arma secondaria, arma primaria se ovviamente non avete altro, ci mancherebbe, perché comunque queste stats sono veramente molto 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 golose. Il fatto che non ci siano debuff, il fatto che non ci sia altro, purtroppo è un punto a sfavore, ma per essere un'arma free to play direi che noi possiamo tranquillamente apprezzare, soprattutto per chi ovviamente ha giocato dal day one e quindi possiede già una Swine Hunter, quindi può praticamente buildare Zack completamente gratis. Detto ciò, non c'è nient'altro che vi devo dire, quindi vi ho parlato in generale anche dell'evento, che comunque si svolge nel classico modo in solo e in coop, quindi potrete in un modo o nell'altro sfruttare sia la modalità solo che la modalità coop, e mi raccomando, fate tante coop, perché appunto ci sono tanti tanti oggetti da poter ottenere all'interno di questo shop, o per meglio dire lo shop in generale, come il costume, i ticket, 10 ticket che potrete ottenere il costume. Quindi ragazzi, mi raccomando, dateci sotto, possibilmente anche in live farmerò un po' di coop insieme a voi, quindi se siete disponibili ci vediamo in live, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.